studenti hanno certamente bisogno di fare esperienze lavorative, o meglio, proprio sul campo, perché lavorative sì, ma perché a scuola ovviamente fanno delle esperienze, come diceva qualcuno prima, ma molta è teoria. Hanno una necessità assoluta di avere un contatto diretto, vero, col mondo del lavoro, perché credo che questo faccia prendere coscienza loro che anche l'organizzazione del lavoro rispetto dei tempi, cioè tutte quelle questioni sulle quali noi li inseguiamo spesso a scuola, tipo rispetto dei tempi, loro tendono insomma un po' a non farlo. Invece nel mondo del lavoro capiscono che si scherza molto di meno che a scuola. Gli studenti hanno accolto molto bene questa opportunità perché alcuni di loro avevano già avuto la possibilità di fare degli stage e da lì ne avevano tratto certamente dei vantaggi nello studio, ma anche nell'esperienza complessiva. Questa ulteriore possibilità, molto particolare peraltro, perché noi facciamo altre esperienze, ma per esempio durano 48 ore, fanno esperienze sui traghetti, Cagliari, Civitavecchia e viceversa. Questa è un'esperienza di 15 giorni. Quindi è una full immersion che li, insomma, da una parte li, credo li intimorisca un po', dall'altra parte sono abbastanza, come dire, pronti ad affrontarli. Ma devo dire che i genitori non ho avuto nessuna controindicazione, sono, penso, normalmente preoccupati per questa esperienza un po' più lunga, ma credo che al tempo stesso riconoscono che questa opportunità che i loro figli stanno avendo non è per tutti. E non a caso li abbiamo anche, come dire, selezionati in base anche al loro curriculum. Quindi sono anche, dovrebbero essere anche orgogliosi del fatto che questi ragazzi sono stati scelti in mezzo ad altri. Il criterio di selezione che noi abbiamo adottato è quello prima di tutto del curriculum, così come loro si impegnano, qual è il loro impegno negli studi e la loro motivazione. Quindi fondamentalmente è quello insomma il discorso. Sì, un ragazzo che è a rischio abbandono perché è demotivato potrebbe certamente essere salutare, fare un'esperienza di lavoro, uno stage, da lì recuperare quell'energia, quel insomma, disinteresse, potrebbe essere utile. Però quando ci troviamo a dover fare delle scelte, è ovvio che poi bisogna optare per chi, per la meritocrazia, non possiamo sempre fare pronto soccorso, insomma, per i casi, quindi scegliamo che lì. Certamente, se avessimo un maggior numero di posti da occupare, potremmo anche favorire quei casi in cui, pur non essendo eccelsi nello studio, potremmo tentare di stimolare la motivazione. Ma negli ultimi anni la percentuale di dropout è abbastanza ridotta, perché abbiamo un incremento delle iscrizioni notevole. Quest'anno e anche l'anno scolastico precedente abbiamo avuto 7 nuove prime, che è piuttosto un record per le scuole superiori in genere. Certamente c'è qualcuno che dopo il primo anno comprende che non è esattamente la scuola che pensava di fare, anche perché molti a torto, forse anche colpa nostra che non riusciamo a spiegarci bene nella fase di orientamento, pensano che il nautico sia una scuola facile. Non lo è una scuola molto seria e molto dura, quindi qualcuno si va via, ma la percentuale diciamo che è minima, perché siamo riusciti con un meccanismo compensativo interno a iniziare i nostri ragazzi sin dai primi 2 anni alle attività del mare, cosa che non sarebbe prevista dal punto di vista istituzionale, dovrebbero iniziare al terzo anno. Noi riteniamo che sia troppo tardi, quindi sin dai primi anni possono mettere alla prova le loro emozioni, il loro modo di essere rispetto a questa futura professione. Il perfetto stagista dovrebbe essere soprattutto molto serio nell'attività che svolge, rispettare le regole di bordo e riportare a casa il massimo dell'esperienza possibile. Sì, la legge che punisce
il soccorso a eventuali migranti è qualcosa che per la gente di mare non esiste, nemmeno non esiste, esiste sì dal punto di vista legislativo, ma per gli uomini di mare è qualcosa che non è mai esistito. Si soccorre chiunque e non si chiede a nessuno né il colore della pelle, né la religione, né lo stato di provenienza. E il mare ha bisogno di essere aiutato. Forse il mare è l'unico posto dove la Costituzione, nel suo articolo, dove tutti questi ostacoli non esistono, vengono rimossi, vengono applicati. Io sentivo l'intervista di un pescatore siciliano che ricordava che in mare si aiutano pure i cani. Questo vi dà l'immagine di che cos'è un uomo che vive in mare, che sia un pescatore, che sia un marittimo. Quindi questa legge, ieri c'è stato questo emendamento passato in commissione, che è passato, dove questo soccorso in mare non dovrebbe essere più considerato una violazione di legge, e io sono molto contento che questo avvenga e anche molto presto, così mettiamo fine a questa ipocrisia.